Io sono Miriam e sono responsabile della Giovane Italia Terlizzi e faccio parte di un gruppo di ragazzi. E ci siamo tanto impegnati in questi anni. E con Ninni in consiglio comunale è stato, diciamo, Ninni è stato veramente il tramite tra il gruppo giovanile e il comune, e quindi ci ha rappresentato degnamente. Per questo noi oggi siamo scesi a fianco con Ninni, perché crediamo in un progetto, perché crediamo che con Ninni ci possa essere veramente quel ricambio generazionale che tutti vogliamo, perché noi vogliamo essere protagonisti del nostro domani, ma soprattutto del nostro presente, del nostro oggi. Un altro degli impegni che io mi assumo attraverso le candidature al Consiglio Comunale e non solo, è quello di creare le condizioni per una nuova classe dirigente. E con ciò non voglio assolutamente parlare di rottamazione. Il termine rottamazione è un brutto termine, perché si rottamano gli oggetti, non le persone. Le persone sono degne di rispetto e non vanno rottamate. Piuttosto invece io dico che è il momento in cui anche gradualmente deve partire quella che è una rivoluzione lenta, è la rivoluzione del buonsenso, lenta ma inesorabile, che deve riportare alla guida della città chi ha qualcosa da dire in termini di politica, di professionalità, di impegno sociale, di impegno civile, di impegno politico anche. Persone che hanno sicuramente qualcosa da dire ai cittadini. Vorrei che questa classe dirigente in nuce, in potenza, che è rimasta, che in gran parte oggi rimane nelle proprie case, magari a coltivarsi buone letture, magari anche a migliorare i propri titoli di studio, a migliorare le proprie professionalità, oggi scende in campo e ci metta la faccia. E ci metta la faccia come lo stanno facendo in molti, come lo hanno fatto oggi Miriam e Marisa, che sono due persone che non hanno bisogno della politica, non hanno bisogno e non avranno mai bisogno della politica. Sono due persone che concepiscono la politica come entusiasmo, come passione, come impegno, che vanno premiate perché ci mettono la faccia e la mettono per me come candidato sindaco, non perché abbiano loro delle ambizioni personali. Allora io voglio che Terlizzi oggi abbia una classe dirigente fatta di persone come loro, fatta di persone come ce ne sono tante, che militano nei partiti che mi sostengono, che militano anche in altri partiti che mi potrebbero sostenere, che militano in tanti partiti e in tante associazioni che oggi vogliono solo il buon governo della città. Non altro, vogliono il buon governo della città. È bene che Terlizzi abbia una nuova classe dirigente. E si innalza altissimo. Prego. E vola sulle accuse della gente.